Siamo in corrispondenza del passaggio pedonale vicino alla rotatoria di Porta Maggiore, dei passaggi più frequentati della città, e qui, come vedete, Filippo Pucci inquadra il cartello del passaggio pedonale, oltre ad avere il palo di sostegno completamente girato, il segnale di passaggio pedonale è completamente finito dentro gli alberi, praticamente reso invisibile. Questo rende, soprattutto di notte, una situazione estremamente pericolosa, perché gli automobilisti, magari in lontananza, non vedendo quel segnale, possono non accorgersi di un passaggio pedonale nella prossimità. Allora, Micioli, semafori che sono, insomma, fatiscenti, rotti, girati, ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti, il cimitero dei semafori li potremmo chiamare. Sono poi in due zone molto trafficate, non solo dai cittadini ma anche dai turisti, quindi centinaia e centinaia di persone che passano ogni giorno in queste zone, vale a dire qui sul Ponte Storto in via Roma, e poco più in giù a livello della Porta Maggiore, della rotatoria di Porta Maggiore. Ecco, vedete, basta girarsi un attimo e ci sono questi semafori ormai da anni abbandonati a se stessi, rotti, divelti, un bruttissimo spettacolo, no, di fronte a tutti i cittadini. Poi c'è anche di mezzo non solo il decoro in una città turistica come Fano, ma anche la sicurezza, perché molti turisti, che oltretutto non conoscono i meccanismi di questi incroci, a volte attendono inutilmente il passaggio o l'accensione di questi semafori che credono pedonali ma non lo sono. Quindi sono problemi molto gravi, non solo, insomma, dal punto di vista del decoro. Oltretutto, da aggiungere che i segnalatori luminosi che stanno sopra i passaggi pedonali sono stati tutti completamente spostati verso fuori dalla carreggiata, quindi completamente inutili a questo punto, per, penso, il passaggio, non so, di alcune, in alcuni giorni, delle barche, per dire, che vanno dai cantieri verso il mare, oppure per le quattro domeniche del carnevale di Fano. Ma insomma, per i restanti 360 passaggiorni dell'anno la sicurezza dei pedoni non viene più assicurata a questo punto. Noi chiediamo a questo punto, quindi, sicuramente di rimuovere questi obrobri che sono rimasti appesi in questi pali vicino ai attraversamenti pedonali, e di nuovo di rimettere i segnalatori luminosi dei passaggi pedonali nella giusta posizione. Se eventualmente ci dovessero essere barche che debbono passare per l'attraversamento, magari la spesa di questi cambiamenti, di queste giravolte dei pali di segnalazione, vanno a carico di chi fa il trasporto, mentre per il carnevale, chiaramente, per quelle quattro domeniche sarà il comune ad accollarsi le spese. Anche questo, oltre a recare i semafori completamente rotti e completamente inutilizzabili, è completamente girato parallelo alla strada, quindi inavvertibile da parte degli automobilisti. Ma dopo tanto siamo riusciti a trovarne uno completamente funzionante e in ordine, questo.